Siamo qui al Salone del Libro di Torino con Gad Lerner e lo intervisteremo per il Bookstock. Allora, la prima domanda è, vedendo il reportage che è stato fatto su Rai 3, La difesa della razza, volevamo chiederle quali sono i motivi principali che l'hanno spinta a fare un reportage di questo genere e se ci sono dei motivi storici riguardanti appunto la storia italiana, il motivo per cui è stato fatto poi il documentario. 80 anni fa, nel 1938, il governo italiano promulgava delle leggi razziali, motivandole con la necessità di valorizzare la superiorità della razza italiana rispetto agli africani delle colonie e di depurarsi dalla presenza ebraica. Ci sembra qualcosa di assurdo e di lontano, invece la propaganda, gli argomenti, il linguaggio del disprezzo e della discriminazione con il quale furono preparati nel 1938 le leggi razziali, io le rivedo oggi con analogie impressionanti rivolte contro gli africani, contro gli arabi, contro gli orientali, contro gli zingari, tali e quali. E quindi io ho paura che possa ritornare, non credo che sia semplicemente una fantasia,